Allora, tutti i ragazzi da GovGamer74, ovvero Max, oggi siamo qui per presentarvi, ragazzi, la Gatto Mode e diciamo che il suo arrivo è in questa scatola di alluminio, veramente molto molto bella. Si presenta, direi, all'apertura del pacchetto molto molto bene, con un'eleganza estrema. Andremo ad aprirla per vedere il contenuto. Eccola qui, la Gatto Mode. Adesso andiamo a estrarla dalla scatola. Questa è la box e ora andremo a vederla da più vicino, ragazzuoli. Bene, ragazzi, siamo qui con la box. Ora andremo a vederla da vicino. Dunque, ragazzuoli, come potete vedere, la box è davvero molto accattivante, con l'impronta del gattino qui sullo sportello, la dedica fatta sul mio canale da parte dei ragazzi di Campi, dei fratelli Campi, ovvero G74, che sta per GovGamer74, il solito PIN 510, diciamo uno dei migliori per quello che riguarda il bottom feeder. Il tasto, ragazzi, che è un flat, e qui chiederò successivamente con loro, oppure mi risponderanno sotto al video, se l'hanno fatto loro, perché devo ammettere che questo tasto è veramente uno dei tasti migliori in assoluto per quello che riguarda le box. In generale parlo, perché ha una risposta veramente velocissima e una morbidezza eccezionale. Veramente basta quasi lo sfioro per attivare quello che è l'Atom. Che dire, ragazzuoli, andiamo a vederla ancora più da vicino. Come potete vedere, le linee di questa box sono davvero davvero molto belle. Guardate la venatura di questo legno. Vi lascio a voi i commenti. Questo è il loro simbolo, il loro logo, ovvero il gattino di Gatto Mode. Ragazzi, che dire, questa box, io più la guardo, anche in questo momento che sto facendo il video, più mi ci innamoro, perché ha veramente delle linee che sono performanti, anche essendo magari un po' grandina, ma da tenere in mano performanti, perché ti permettono un'impugnatura sicura che non permette, diciamo, la caduta della box. E devo dire, ragazzi, è veramente veramente molto molto costruita bene. Ecco, ora andiamo a aprirla all'interno. Come potete vedere, lo sportellino con la dedica da parte degli amici di Gatto Mode, dei fratelli Campi. Sono andati a coprire il circuito con i vari circuiti con una mascherina con scritto Nuvola 17. Hanno come finestra aggiunto il laccetto che, se andate a tirare, sposta sia la boccetta che la pila sotto, che aiuta sicuramente all'estrazione, diciamo, dei due conten del contenitore per il liquido e del batteria 18650. Io al momento la sono già andata a inserire per la prova di svappo. Una cosa che ho notato, probabilmente, è qui sopra tende sempre un pochettino a gocciare. Anche qui si può vedere di studiare qualcosa per fermare questa piccolissima uscita di liquido, ma poco importa, ovvero è una box che comunque, ragazzuoli, io la uso in casa, pertanto non la porto, oppure la uso nelle mie uscite, ma non per andare sicuramente a lavorare, perché è veramente una chicca e non la voglio sciupare. Che altro dire? Dunque, come ho detto, il 510 sopra è fatto veramente bene, è una delle vaschette sicuramente migliori che ci sono sul mercato, però come tutte tendono un po' a gocciare. Vabbè, ragazzuoli, adesso andremo alle nostre considerazioni finali. Io, come dico, la box la trovo veramente di un'eleganza estrema, e per chi è amante del bottom feeder
Io la trovo veramente, veramente eccezionale, ma questo lo andremo a vedere insieme nelle considerazioni finali e nella prova di svapp. A fra poco. Ok ragazzi, adesso siamo qui e andiamo a inserire l'atom sulla gatto mode. Io ho per questa box utilizzo questo atomizzatore di un Maze RDA, lavorato veramente molto bene anche lui. Mi piaceva l'idea di combinarla assieme alla gatto mode perché è un atom davvero che è fatto molto molto bene e dà un aroma veramente, a mio parere, chiaramente ragazzi, molto molto valido. Gli ho modificato il cap con un 510 con un tiro di guancia. Dentro gli ho fatto delle resistenze da 0,30 in acciaio. Che dire, ragazzuoli, liquido uso del Crispy alle more e Crispy 2, perciò lo uso in cloud chasing. Ma questa box si sposa benissimo anche con un Origen per dei tiri, diciamo, di guancia e con del liquido tabaccoso. Ora andiamo alla prova di svapo, anzi, vi faccio vedere la sconcata. Se la box lo permette, sì, si vede il liquido che viene in salita. Un'altra cosa che vi dico prima della svappata è la boccetta inizialmente risponde un po' duramente, ma più l'usate e più si ammorbidisce e la troverete sempre più performante e sempre più vicina alla risposta che voi volete. Pertanto non allarmatevi se all'inizio è un po' dura, lo diventa anche se chiaramente la riempite troppo. Io vi consiglio comunque di tenerla sempre, diciamo, un mezzo dito più basso del tappino sopra della chiusura della boccetta. E ora andiamo alle prove di svappo e alle considerazioni finali. Davvero, ragazzi, questa box risponde a quello che chiedevo io, ovvero io mi sono innamorato con il bottom feeder con un'altra macchinetta che ora non sto a parlarne, ma trovo veramente questa eccezionale, ne ho provate tante altre, ma come dicevo anche in precedenza, ha una risposta a questo tasto veramente molto vicino a quello che vorremmo avere tutti. Che dire, con questo atomizzatore qui è una box che si sposa al bacio. Io vi consiglio comunque anche a voi di provare il Maze perché è veramente un gran atomizzatore. Che dire, ragazzuoli, io di questa box ringrazio ancora veramente i fratelli Campi. A parere mio, hanno fatto veramente un'ottima box. Un'ultima considerazione, e poi qui magari i ragazzi di Gatto Mode potranno dire la loro anche sotto al video. Io nel futuro proverei a mettere lo squonk con l'apertura anziché sullo sportellino, metterlo sul laterale dove c'è questo movimento ondulato per l'impugnatura delle dita, anche perché così si andrebbe a sconcare direttamente dal fronte della box. Ma del resto, che dire, ragazzi, questa per me è veramente una chicca. Io, come ho detto, mi ci sono innamorato e ho abbandonato tutte le altre da quando mi è arrivata. Ringrazio a tutti, vi invito a iscrivervi al canale e sulla mia pagina Facebook. Successivamente aprirò anche una pagina per quello che riguarda Facebook, per quello che riguarda lo svappo. Al momento vi invito a iscrivervi a questo canale. Poi, ragazzi, che dire, io ringrazio ancora i fratelli Campi e vi saluto per una prossima visione sullo svappo. Ciao a tutti da GovGamer, ovvero Max. Ciao!